Di Tempo Radio al sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, di nuovo con noi Nicola Leoni, bentornato. Invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 338 17 19 105. Se volete chiamarci invece fatelo 0376631709, la mail è diretta@temporadio.it e poi vi invitiamo a usare anche la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Tempo Radio sulla quale siamo in diretta streaming. Allora, parliamo di acquedotto, sindaco, perché sta arrivando, sappiamo dal presidente di SISAM, quindi in questo caso SICAM, che sta arrivando. No, è arrivato nel senso che i lavori sono partiti da mesi, il primo lotto è in piena fase di esecuzione, siamo all'incirca a metà dei lavori previsti per il primo lotto e tutto procede, cercando ovviamente come sempre di creare i minori disagi possibili, ma lì ovviamente ci sono poi tutti i responsabili che gestiscono il cantiere che cercano di fare la massima attenzione. Comunque l'obiettivo è importante, cioè quello di completare la rete acquedottistica a Gazzoldo e quindi inserire un altro tassello nella qualità della vita e con un occhio ovviamente alla salute pubblica, con un'acqua controllata e di qualità rispetto ovviamente ai pozzi che oggi possono presentare parecchi rischi, compreso il rischio arsenico che anche nelle nostre zone, come in gran parte della provincia di Mantova, è presente nella falda. Sì, tra l'altro il presidente di SISAM spiega sempre agli ascoltatori, ripetiamolo, che non è colpa di nessuno, cioè l'arsenico in questo caso naturale. È cioè proprio nel nostro naturale. Terreno, quindi certo. non c'è niente da fare, insomma, c'è. Però è stato provato che risulta cancerogena al di sopra di determinate concentrazioni, quindi è un fattore di rischio che va tenuto presente e va ovviamente evitato con l'uso dell'acquedotto. Tra l'altro leggevo, allora è tossico e cancerogeno per tutti, in particolare per gli uomini, tra l'altro avevo letto, almeno dopo, non so, questo l'avevo letto una volta a quello che diceva un medico, dopo se è vero spero di sì. L'avevo letto su internet, quindi appunto prendiamolo con beneficio di inventario, però appunto per quanto riguarda poi anche continuando a parlare di acqua, arriva la casetta o è già arrivata? La casetta dell'acqua è stata installata all'inizio inizio lavori di implementazione della rete, però ovviamente verrà attivata nel momento in cui poi la rete acquedottistica locale sarà alimentata dalla dutrice principale che appunto arriva da Piubega, Ceresara e da Guidizzolo. Tra l'altro un'acqua molto, molto buona, insomma, sì. Quella di Guidizzolo ce l'hanno rilevato più volte e questo insomma fa maggiormente piacere. Ecco, la casetta quindi sarà un ulteriore così, strumento anche da utilizzare anche per chi magari in questa prima fase non avrà immediatamente accesso all'acquedotto e in più avrà a costi molto buoni la possibilità di erogare acqua fresca, frizzante, quindi esatto. Insomma permetterà di apprezzare ancora di più questa rete acquedottistica. Un consiglio che deriva da messaggi arrivati nel corso degli anni da parte di ascoltatori di altri comuni, mettete un regolamento tipo massimo tot bottiglie, perché appunto diversi hanno detto, io mi ero fermato con la bici con una bottiglietta, ho dovuto aspettare uno con 12 bottiglie. Certo, ma da noi comunque ci sarà l'utilizzo di una tessera, quindi a scalare. Addirittura. Per quanto riguarda poi i lavori, anche lavori pubblici? Ma in generale a breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione del centro polivalente La Fenice, che è una struttura che eroga anche servizi di mensa scolastica, oltre che essere ovviamente sede di un'associazione che ha in gestione il bar e tutta la parte un po' ricreativa della struttura. E quindi questi lavori consistono nel rifacimento del tetto con installazione di pannelli fotovoltaici e poi anche all'interno con la riqualificazione dell'impianto di condizionamento aria, un intervento che è stato finanziato tramite un contributo importante a fondo perduto di Regione Lombardia di circa 200.000 euro, e quindi un altro tassello, un altro passo nella riqualificazione degli edifici comunali con un occhio ovviamente all'ambiente, quindi al risparmio energetico e all'utilizzo e ottimizzazione delle risorse. Certo.
Quindi, tra l'altro, si consuma corrente per la climatizzazione, che di solito viene fatta d'estate, normalmente è difficile che sia fatta usata d'inverno, però al tempo stesso si produce elettricità dal tetto. Quindi esatto, e in più l'impianto adesso è ovviamente stato adeguato alle normative, quindi con gas certificati per le normative attuali, quindi tutto davvero un intervento l'ennesimo portato sul territorio in questi anni con un occhio alla sostenibilità ambientale, soprattutto degli edifici pubblici. C'è un altro aspetto, lo skate park, che cos'è? Ma lo skate park è un'infrastruttura che è presente già in tanti comuni in Italia e un'infrastruttura che ci è stata chiesta recentemente da un gruppo di ragazzi, di studenti delle scuole medie, e ci hanno davvero stupito per la loro determinazione, convinzione, ma anche impegno che vogliono portare nel seguire dalla proposta al supporto all'amministrazione per anche il reperimento delle risorse necessarie fino alla realizzazione. Quindi noi li abbiamo apprezzato, perché oggi vedere un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 14 anni che si rivolge a un comune, numerosi anche come appunto sono stati con un elenco di firme, chiedono un'infrastruttura motivandolo e insomma hanno sicuramente catturato la nostra attenzione. È doveroso, quando si parla sempre, no, che c'è questo sentimento di antipolitica diffuso e che io disapprovo, quando si fa di tutto un erbo un fascio, perché ci sono tanti bravi amministratori in tanti comuni che lavorano quotidianamente in silenzio e portano a casa risultati per le proprie comunità. Ecco, quando dei ragazzi si avvicinano con una proposta così concreta, ecco, vanno sicuramente ascoltati e se possibile va data anche seguito a quanto hanno proposto, anche perché diventerebbe un luogo per loro di svago, di impegno, pur nello sport e nel divertimento, per così toglierli dal divano e toglierli dai soliti videogames o comunque un utilizzo non corretto degli smartphone o di questi strumenti, insomma, che per carità sono importanti perché fanno parte del nostro tempo, ma come tutte le cose ci vuole modo e educazione anche da parte di chi poi deve a questi ragazzi, insomma, far capire che vanno usati nel modo giusto. Certo, diamo spazi anche perché così possano anche stare assieme, conoscersi e anche integrarsi, perché poi la cosa simpatica e bella è che nell'elenco di questi ragazzi c'erano ragazzi italiani e non, e quindi davvero anche un momento di condivisione di un luogo poi dopo che diventa prezioso e importante per tutti. Ma infatti vedo in un altro comune dove c'è appunto uno skate park che è veramente un luogo di aggregazione che tra l'altro supera appunto le origini, certo, diciamo così, territoriali. Non deve poi essere l'unico, non deve poi essere l'unico, ci mancherebbe, però ripeto, abbiamo davvero apprezzato e colto l'opportunità di dimostrare a questi ragazzi che la politica sa ascoltare, che la politica sa decidere e che sa andare incontro alle loro esigenze quando vengono portate nel modo giusto, argomentate con capacità, certo. E voglia. Poi va detto, poi cambiamo argomento adesso, però che ci lamentiamo in occasione delle Olimpiadi del fatto che abbiamo pochi sportivi in varie discipline, per esempio, e non si fa mai nulla al tempo stesso per favorirle queste discipline. In Italia, per esempio, andare su pattini, skateboard, eccetera, è semivietato, diciamo così, su strada. Non è proprio, insomma, non tutte le polizie locali vedono di buon occhio la cosa, quindi almeno fare uno skate park è una cosa importante. Ci sono anche problemi di sicurezza tante volte per chi pratica questi sport. Non è vietato, però insomma so che per esempio a Bologna hanno multato tutti quelli che andavano in giro con lo skateboard un anno, per esempio. Non sapevo questa cosa. Comunque in generale credo che chiunque debba sempre fare attenzione alla propria incolumità e a quella degli altri. Esatto. Quindi poter praticare sport in luoghi idonei, sicuri, appositi, esatto, e sicuri, penso convenga a tutti. Per cui, esatto, proprio il messaggio. Proprio. Allora, dunque, per quanto riguarda poi anche il verde pubblico, anche siete impegnati in particolare? Sì, noi tutti gli anni ovviamente rinnoviamo l'appalto del verde annualmente, e in più viene fatto un giro di valutazione del patrimonio arboreo, quindi la sicurezza delle piante, valutando quando è necessario intervenire magari per potature o messa in sicurezza. Soprattutto anche per quanto riguarda i parchi pubblici, sui giochi, ecco, c'è un costante monitoraggio annuale
ovviamente perché questi luoghi devono essere sicuri per definizione, e quindi in questo poi dopo c'è anche la collaborazione dei cittadini, che invito sempre ovviamente a segnalare quando notano qualche cosa che non funziona, certo, o che non va, insomma, perché se si interviene su un problema all'inizio poi costa meno risolverlo che quando poi si deve intervenire, che il problema è peggiorato. Assolutamente, vedo un messaggio, sindaco, a Gazzoldo non manca niente, lei è molto attento anche alla sicurezza dei cittadini, appunto, il discorso appena fatto, ma anche di altro tipo ovviamente. Però il sindaco è ovviamente, come tutti sanno, il primo responsabile della salute pubblica e ovviamente deve avere un occhio molto attento alla sicurezza in tutte le sue declinazioni, fermo restando le competenze di ciascuno, insomma, perché e poi ci sono le forze dell'ordine, c'è la polizia locale e i cittadini stessi, che io piace sempre ripeterlo, sono parte attiva dell'amministrare un territorio e devono essere consapevoli di questo, insomma, certo, che hanno tanti diritti ma hanno anche tanti doveri i cittadini, che certo, sono anche quelli di segnalare piuttosto che dare anche così le loro opinioni a volte su diverse tematiche. Certo. Amalia Guardi le dice: sono contenta di aver l'acquedotto con l'acqua più controllata, perché appunto l'acqua pubblica è particolarmente controllata proprio. Per quanto riguarda poi altri messaggi, sono di Goito, ma lavoro a Gazzoldo, devo fare dei complimenti per come è tenuto il paese, per esempio arrivano anche da fuori, quindi vede dei complimenti. Sindaco, il nostro paese è veramente bello, con qualche abbellimento degli edifici pubblici siamo al top anche come servizi ai cittadini. Sì, noi per esempio adesso abbiamo la Villa Comunale, che è un palazzo del 1600, che sicuramente per esempio abbiamo i serramenti che cominciano ad avere diversi problemi, abbiamo gli intonaci sulla parte retrostante, il comune laterale, che sicuramente hanno bisogno di un intervento. Il problema sono sempre le risorse, quindi stiamo cercando, ovviamente abbiamo idea delle cifre, delle spese, guardando le diverse priorità, perché ripeto, abbellire gli edifici pubblici, sono d'accordo anch'io, è fondamentale, anche perché il decoro urbano è anche un messaggio di come dire, ordine e di capacità di gestione. Poi dopo, quando le risorse sono poche e ti trovi a scegliere tra tagliare qualche servizio o intonacare una parete, allora lì dobbiamo, per quanto ci riguarda, siamo certo, un po' più attenti ai servizi, alla scuola, al welfare e questi aspetti, fermo restando che gli edifici comunque devono essere in sicurezza. Certamente. E funzionare. Allora, continueremo a dialogare con il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, Nicola Leoni, tra un paio di minuti. Ci fermiamo un attimino, arriviamo. Alberi secolari, 18 laghetti, straordinarie fioriture stagionali. Scopri questo e molto altro nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà, premiato come secondo parco più bello d'Europa. Più di 1 milione di tulipani, 30.000 rose, centinaia di piante acquatiche e coloratissimi aceri giapponesi ti accompagneranno durante la stagione 2017, ricca di eventi. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. Info su sigurta.it e su Facebook. Nuove promozioni alla Farmacia Giovannoli di Castiglione delle Stiviere. Soffri di insonnia? Mal di testa? Cattiva digestione? Pelle secca o acne? Potresti avere un'intolleranza? Esegui in farmacia un semplice test. Alla Farmacia Giovannoli, ampio reparto di alimenti speciali. Prenota al numero 0376 67 16 37. Farmacia Giovannoli a Castiglione delle Stiviere, via Mazzini, www.farmaciagiovannoli.it. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Officina Brigoni Iveco, a Castiglione, centro riparazioni veicoli di ogni genere. All'Officina Brigoni si effettuano manutenzione autocarri, auto anche in garanzia, inoltre revisioni vetture, gru e piattaforme elevatrici. Officina Brigoni rilascia patentini per trattori agricoli, gru e piattaforme. Officina Brigoni Iveco, Castiglione delle Stiviere, via Campagnola 4, zona industriale ovest. Telefono 0376 63 85 60, www.officinabrigoni.it. Arancio Nero, studio di comunicazione, vitamine creative per la tua azienda. Siti web, grafica, stampa, pubblicità. Info 348 60 11 243. Wow, wow. Tempo Radio, la tua musica, la nostra passione.
Il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti ospita a filo diretto con gli ascoltatori. Questa è la seconda parte appunto della trasmissione. Stiamo parlando dei vari, abbiamo parlato delle varie opere pubbliche, quindi anche i parchi, il verde pubblico e i giochi. C'è Roberta che chiede se esiste una dote scuola. Penso che per scherzo ci abbiamo scritto scuola con la Q, tra l'altro. Eventualmente si scrive con la C, lo diciamo. Esiste una dote scuola? Beh, esiste da parte di Regione, quindi assolutamente si va sul sito di Regione Lombardia e c'è tutta la normativa, il regolamento, e la documentazione, i requisiti. Sì, sì, assolutamente esiste. Esiste proprio a livello regionale. Poi un messaggio a Leoni, grazie per tutto quello che fa per il nostro paese. Questo è un altro messaggio. È un dovere. Lorella dice: ho sentito che date le pasticche antivirus delle zanzare, ma che roba è? Allora, non è antivirus, spieghiamo che cos'è. Sono antilarvali. Larvali, cioè, antilarve. Sì, sono distribuite gratuitamente ai residenti, basta recarsi in comune all'ufficio tecnico e chiedere il boccettino. Sono pastiglie che vanno messe nei sottovasi piuttosto che nei tombini, quelli insomma dove l'acqua a volte un po' ristagna, proprio per evitare che si formino le zanzare dalle larve. Ecco, insomma, precisiamolo bene, non si assumono queste pastiche, si mettono appunto nei sottovasi, eccetera, certo, eccetera. Assolutamente. Tenere lontane dalla portata dei bambini, solite raccomandazioni, come tutti i farmaci. Certo. Quindi, appunto questa, e quindi si può andare in comune a prendere questi kit anti-zanzare. Sì. Roberto dice: lei ha fatto degli incontri sulla mafia, ma a Gazzoldo ci sono mafiosi? Punto di domanda. Beh, fammi indovinare che ti farò ricco, anche perché eventualmente sì. Allora, io come da tutti, penso in ogni territorio, al momento posso dire di non essere a conoscenza di mafiosi. Bisogna sempre capire cosa intendiamo. Se parliamo di criminalità organizzata, oggi a me a Gazzoldo non risulta. Teniamo sempre anche presente che la mafiosità, ad esempio, tante volte è un atteggiamento, la mafiosità tante volte è anche un modo di comportarsi non corretto nei confronti della collettività, esatto, o nei confronti delle istituzioni o dei diritti. Ecco, per esempio, quando un diritto viene trasformato in un favore, ecco che lì c'è mafiosità. Cioè, se la carta d'identità è un diritto di tutti, se io dovessi pretendere che so io favori per fare carta d'identità, ecco che lì ci sarebbe mafia, ci sarebbe mafiosità. Certo. Questo è un piccolo esempio, insomma. Quindi noi lavoriamo in un'ottica di prevenzione, fermo restando che purtroppo abbiamo visto che dai processi in corso l'andrangheta in particolare nel territorio mantovano è più che radicata, quindi è un fattore con cui dobbiamo di cui dobbiamo tener conto e dobbiamo informare nel modo giusto, senza, voglio dire, fare allarmismi inutili, ma dando gli strumenti ai cittadini e alle istituzioni, agli amministratori come me, per avere la capacità anche di leggere fenomeni sul territorio, insomma. Tra l'altro, voi avete partecipato a un bando sulla sicurezza per quanto riguarda la polizia locale? Sì, anche all'ultimo bando noi siamo in gestione associata con il comune di Asola e altri comuni, quindi con la polizia locale, grazie quindi al lavoro fatto dal comandante, una funzionaria che si è occupata del bando, siamo riusciti a vederci finanziato anche questo progetto assieme agli altri comuni, quindi ulteriori interventi in ottica di sicurezza, videosorveglianza, piuttosto che strumentazione per il contrasto, per esempio, all'eccesso di velocità, che è un altro dei problemi che ci sollevano spesso nei comuni, insomma, perché purtroppo c'è sempre qualcuno che ha il piede un po' pesante e questo non va bene, insomma. Esatto, assolutamente. Allora, dunque, ci sono due messaggi sull'acquedotto, glieli unisco. Dunque, scusi sindaco, quanto costa allacciarsi all'acquedotto? Dice un messaggio. E poi, sindaco, i lavori per l'acquedotto mi sembra che vada per le lunghe, solliciti per favore, dice un altro messaggio. Ma i lavori per l'acquedotto, partendo da quest'ultimo, chiaramente hanno un calendario preciso che risente però ovviamente delle condizioni del tempo e di una serie magari di imprevisti che si possono verificare e per i quali bisogna poi portare delle soluzioni. La tabella di marcia prevede il completamento del primo lotto entro fine anno, quindi entro il 31-12-2017, vedremo a quel punto
se saranno completati o meno, però al momento sono in corso come è previsto che sia. Per quanto riguarda i costi di allacciamento, ovviamente durante la realizzazione dei lavori c'è questa promozione che SICAM SISAM mette in campo e credo sia attorno ai 300-350 euro il costo di allaccio. Allora, a proposito, quando vedremo condannare gli sfruttatori della manodopera clandestina per associazione per delinquere, sa perché sono quasi sempre, questo è un parere dell'ascoltatore di Lorenzo che ha scritto, perché sono quasi tutte donne perché sanno che da noi non finiscono quasi mai in galera. Non so se sia vero o meno, comunque il discorso sullo sfruttamento della manodopera clandestina, sì. Ma io come... è un prodromo per... Sì, no, ma anche in qualità di vicepresidente di avviso pubblico ho partecipato anche dei tavoli in prefettura. Noi abbiamo un prefetto anche molto attento a Mantova sui temi del caporalato, ad esempio, sui temi appunto dello sfruttamento del lavoro, con tavoli allargati ovviamente alle associazioni sindacali e datoriali. Bisogna lavorare molto e soprattutto bisogna fare i controlli, perché questa è una delle prime cose, perché ci sono le norme, le normative ci sono e i controlli però devono... essere effettuati. Poi è chiaro che molto spesso anche lì ci sono problemi di risorse, allora chi ha le responsabilità anche in termini di erogazione di risorse deve poi mettere nelle condizioni le strutture e gli uffici di poter operare in tal senso. Le chiedono: chi snobba la mafia è ignorante o colluso? Io aggiungerei una terza, o entrambe. Allora, è chiaro che non si può fare una generalizzazione in questo senso, perché bisognerebbe vedere nella testa di ognuno caso per caso. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere informando e mettendo a disposizione dei cittadini esperti e persone che hanno una storia e un'esperienza e che possono trasferire questa storia e questa esperienza anche in una modalità molto facile, molto fruibile, non tecnica. Poi dopo ognuno farà le proprie valutazioni, però noi abbiamo il dovere di informare, questo sicuramente. Poi Francesco, saluti e viva Gazzoldo, le chiede: quando un recupero della tenuta? Le chiedono. Francesco, un recupero della tenuta. Della tenuta... Eventualmente chiediamo a Francesco, sì, se può essere un po' più preciso, magari, okay, così il sindaco risponde. A quando nuove telecamere di videosorveglianza e moderare la velocità sulla via principale? Non so se fosse arrivato prima che ne parlassimo. Quando arriveranno? Comunque le telecamere sono già parecchie, vero, perché ne abbiamo più di 30 telecamere sul territorio e c'è la lettura targhe, c'è tutto il controllo della... degli ingressi e delle uscite, quindi un sistema di videosorveglianza Gazzoldo in cui abbiamo investito in questi anni diverse risorse. Esatto. Allora, le vorrei chiedere, adesso diamo sempre voce agli ascoltatori, però un attimino, è vero che arriva la banda ultralarga e poi quanto è importante il sito del comune? Perché lei è un sindaco giovane e come tale molto aperto alle nuove tecnologie, appunto. Sì, sulla banda ultralarga anche noi abbiamo firmato come altri comuni quella convenzione per diciamo entro il 2020 cercare di accelerare il più possibile l'arrivo di questo tipo di connettività sul nostro territorio. Oggi la banda ultralarga, in primis per le aziende e le realtà commerciali, artigianali, ma poi anche ovviamente per i privati, è sempre di più un elemento fondamentale per interagire con i servizi e col mondo di internet, perché chiaramente ci sono nuovi servizi che richiedono questo tipo di capacità, no, di comunicazione. Ecco che tutto quello che sono le operazioni che possiamo e potremo fare per accelerare l'arrivo di questa infrastruttura saranno fatte. Partiamo da questo protocollo, questa convenzione, ma stiamo anche lavorando appunto come comune per cercare degli interlocutori che possano guardare con favore alle realtà anche domestiche, no, del territorio, per accelerare l'arrivo di questa infrastruttura. Il sito è fondamentale, perché il sito del comune, invito tutti i cittadini a iscriversi alla newsletter, non costa niente, si va sul sito, si lascia una propria mail, ci si registra con una propria mail e periodicamente si ricevono anche le informazioni e notizie, tra cui appunto quello della distribuzione delle pastiglie piuttosto che i moduli per il CRED 2017, insomma tutte quelle informazioni importanti che magari giustamente la stampa, perché si deve occupare d'altro, non sempre riporta. E allora insomma, un cittadino, il sito internet del comune e a breve anche un'app, anche noi attiveremo un'app a breve sul territorio per i cittadini, insomma sono dei punti di riferimento importanti. Anche perché comunque ribadiamo, internet non è soltanto per andare a guardarsi le notizie di gossip o la ricetta. No, questo è uno strumento formidabile. Al giorno d'oggi è obbligatorio, cioè per dire, uno fa l'università, la preiscrizione la fa in sede, ma poi il completamento lo deve fare via internet, oppure quando si paga col bancomat è una connessione internet.
Non so se è mai capitato a qualcuno, come ho sottoscritto, di fare benzina, non avere contanti e scoprire che il bancomat non funziona, per esempio. Ecco, allora, le chiedono, quando il servizio ascolto, quanto costa, chi ci può andare? Anche servizio ascolto, allora sì, penso servizio ascolto, penso si riferiscano a anche nel nostro comune è stato attivato un servizio da parte della stazione dei carabinieri locale, che il secondo lunedì del mese dalle ore 11 alle ore 12 c'è presente il maresciallo, comunque una delle sue persone in comune, per incontrare i cittadini che volessero appunto chiedere informazioni o segnalare situazioni particolari. È chiaro, non è il luogo dove vengono raccolte le denunce, quello c'è sempre la caserma, però è un'ulteriore così possibilità che il comando provinciale ha voluto così mettere a disposizione dei territori, e dico che insomma è un'ottima iniziativa proprio per andare incontro ai cittadini. Allora, ecco il sito internet, ci spiega quando e come si pagano TASI, TARI, IUC, eccetera, che non ci capisco niente, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Non è beh, ci sono anche lì sul sito tutte le modulistiche, le informative, e poi ci sono delle scadenze, e comunque ripeto, ci sono sempre gli uffici a disposizione, certo. Basta chiamare con pazienza, insomma, a chiedere le informazioni, infatti. Allora, le leggo degli altri messaggi, per non parlare poi di come il parco del Mincio gestisce il territorio, meglio lasciar perdere, dice un ascoltatore. Noi non ne facciamo parte al momento, sì. Anche se facciamo parte di tanti protocolli in cui è presente anche il parco. Presente. Sindaco, il museo più bello è il nostro, dice anche un altro ascoltatore. Leoni, rivolga un poco d'attenzione alle associazioni di volontariato, le dicono. Sì, io credo che noi stiamo rivolgendo tanta attenzione alle nostre associazioni, perché è stata la mia amministrazione qualche anno fa a introdurre a Gazzodo la consulta delle associazioni, e noi una volta ogni mese e mezzo ci riuniamo per discutere della vita del paese secondo le problematiche associative e gli eventi da organizzare e calendarizzare. A tale riguardo, allora, le leggo i messaggi, ma poi le voglio chiedere, stiamo finendo il tempo, ma qualcosa sulla Fiera della Postumia. Rivolga un po' d'attenzione alle associazioni di volontariato, le abbiamo letto, quest'estate mi raccomando faccia la disinfestazione contro le zanzare, sì. Le scrivono. Sul sito c'è già il calendario, sarà pubblicato oggi. Poi, è vero che non si possono più spargere polline, le chiedono anche, polline. Degli azioni dei polli, mi risulta. Non ho delle competenze così specifiche, nel senso, sentiamo l'ufficio tecnico, la polizia locale o altri. Poi mi scuso, ma non sono preparato sulle polline. Poi io leggo così com'è il messaggio di Piero, che dice: progetto burocrazia zero, fermo al palo e viva Maccari, viva Leoni. Ma burocrazia zero ha avuto un suo percorso, e chiaramente è un percorso che è costituito da tanti fattori. Non c'entrano Maccari, Leoni, ma c'entrano le scelte legittime fatte a partire da Regione Lombardia, che è stata la prima a togliere un assessorato e incorporarlo in un altro, e poi dopo a seguire, insomma, scelte, come dicevo, fatte dai vari territori. Noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, i nostri server sono fuori dal comune, la nostra rete è in fibra, e gli obiettivi per quanto riguarda un progetto dei diversi all'interno di burocrazia zero, il comune di Gazzoldo e altri comuni l'hanno raggiunti. Allora, in chiusura ringraziamo il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti, Nicola Leoni, le vorremmo chiedere qualche cosa della Fiera Postumia, quando sarà?